gli attaccarmi. Dá para tirar uma tripa rápido. É. Cara, como é que é, né? E' impazzito. Pisciati. Allora noi andiamo un po' in giro. Sì, sto avendo una cosa che passa lì. Ecco, no, me lo devi passare tu da qui, eh. Ci arrivi? Ah, sono possibile da qui. Mi tira sul guancio. Come on, shot. Dai, ciao. Beccalo qua nel bastone. Non mollarlo, eh. Fammi la ripresa. Ma Dio, mi tacca su. Ma Dio, signor. Ah, fammi fuggire lì. È Claudio. Come? Tiraci all'altro.
Vai. Vamos agora ver que cacete. Por que esse pecado triste? Por que? Não mais chancei. Dando la corrente si scalda il filo in acciaio che rimane a rinforzare la cera. E fonde la cera appesa al telaino. Questo invece è solo metà, perché è quello che va nel melario, il melario che serve per il miele che si porta via e si fa lo stesso procedimento. Poi ci mettiamo un coprifago, questo è un coprifago a cassetta, dove serve anche da nutritore, perché mettendo questo le api non possono più uscire e gli alimenti vanno, li succhiano dal di sotto. Questo è il coperchio per proteggerle dall'acqua e dalle intemperie e qua rimane l'arnia ultimata. Qua è munita di una porticina che ha il passaggio delle api girando questo qua quando si vuole spostarle. Chiude completamente il passaggio delle api e lascia solo i buchi per il respiro. L'estate poi, quando c'è il tempo del raccolto, si leva il coprifago, si applica un altro mezzo piano, che sarebbe questo. Noi ci forniamo questo telaino qua, le api poi nel raccolto, quando hanno riempito il sotto, passano al di sopra, prendono questi telaini col foglio, rialzano le celle, come le vediamo qua, e qua è dove depositano il miele.
che a sua volta si porta via. Sentiamo che lo fermo l'altro giorno. Fermo. Se poi la stagione è buona, riempito uno, si può applicare il secondo e anche un terzo. Sopra qua ci va sempre un coprifavo col suo coperchio. E questa sarebbe l'arnia che ospita le api e tutto il suo procedimento. Questa arnia è nata il 1° aprile. Portato a Toirano, cioè Balestrino, provincia di Savona sempre, il 1° di maggio era già costruito tutto sotto, che è naturale, non c'è dentro niente, tutto fatto dalle api. Allora era pieno, ci ho applicato questo melario che ora si trova in alto. Trasportato a Teglio il 20 maggio, visto che questo melario ormai era pieno, ci ho applicato il secondo, alzato questo in alto, messo in mezzo l'altro, che ora si vede è già costruito tutto, e anzi i 7 telaini di centro sono ben pieni di mieli. Qua si può vedere tutto, ora non c'è più, ma si può vedere tutto dalla coatta maschile, dalla coatta femminile, delle operaie, i funchi, si può vedere le celle reali. Vedremo via prima questo, poi questo, che sono i reparti dove il miele si può togliere e ci lasciamo per loro, restringiamo la famiglia al primo piano solo, dove c'hanno le sue scorte di miele per tutto l'inverno. Le api, se si trattano bene e che non sono ammalate, non sono nemmeno aggressive. L'hai detto? Sì, sì. Il fasolletico devo mandarlo via. Ti adesso fin. Dopo di capito quella mia, allora sì. Devo mandare giù nel punto giusto. Mi tocco gli api tocco le api con la piuma, un po' di fumo e loro si abbassano. L'ape quando riempito di miele i favi, li copre con quella pellicola qua, che sono gli opercoli, opercola il suo miele per preservarlo dalle polvere, dagli insetti, in modo che si conserva a lungo. Come normale procedimento, quando si applica il secondo velario, si alza il primo e si mette di mezzo, perché l'ape in questo modo abbrevia la strada di salita per deporre il miele. Ci mettiamo 2 strisce di apistan che servono per la disinfezione della varroa.
Aspetta, con la mano non vecchia. L'operazione è pizzicata. Ehi, Inghietto, fa la puntura. Io tre che vedo sentono l'odore e vanno a cercare di pungere nello stesso punto.